Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un video unboxing Prozis. Sono doppiamente felice perché per la prima volta non dirò ho acquistato da, ma vi dirò ho ricevuto un pacco da Prozis. Sono veramente molto felice. Chi mi segue già dal 2018, tra poco, il 1° giugno saranno 4 anni che sono su YouTube, avete visto i tantissimi video unboxing, i tantissimi video recensione. Sono stata contattata, ho scelto io i prodotti, quindi io so cosa contiene questo pacco, però mi hanno riferito che all'interno c'è qualcosina in più che io non ho scelto. Quindi non vedo l'ora, sarà una sorpresa anche per me. Fa caldo, già fa caldo, ma io sto sudando perché per me è stata una soddisfazione immensa e quindi spacchettiamo. Ho scelto i prodotti anche in base alle vostre richieste, quindi perciò vedrete questi prodottini qua, ma vi dico già che a seguire ci saranno tanti tanti altri video. Ho in mente anche per questo periodo estivo voglio provare assolutamente in gelati anche insieme a mia sorella, quindi preparatevi perché ci saranno tanti video. A seguire dopo questo unboxing, ovviamente video recensione, quindi non vi preoccupate. Apriamo! Aspettate, il pacco pesa, si presenta così. Ho scelto tante mini taglie perché mi avete detto Giulia, devi assolutamente provarci le farine. Io le ho provate nel 2018, però sicuramente sarà cambiato qualcosina, quindi non vedo l'ora di riprovarle. Sono tutti gusti misti. Ho preso oatmeal più whey protein, quindi farina d'avena aromatizzata con all'interno già le proteine. Gusto nut choc, di questo vi farò i video. Preparazione con i pancake. La mia. Ma io questa non l'avevo messa nel. Me l'hanno messa loro! Io adoro il gusto lemon pie. Io veramente adoro. Questo gusto ve lo straconsiglio. Poi ce ne sono due, poi c'è un altro ciocco. Una cosa che ho sempre, mamma mia, che ho sempre amato di Prozis sono le mini taglie. Perché voi le potete acquistare, poi se vi piacciono acquistate comunque il pacco grande. Prozis è un sito anche economicamente molto molto conveniente. L'avete voluto proprio al 100%, ha avuto un cambiamento. Cioè figuratevi, io ho acquistato nel 2018, 2000, no, 2019 le cuffie Bluetooth con il filo. Io ce le ho ancora, sono 4 anni che io le ho usate, non dico tutti i giorni, ma le ho usate tantissime e stanno ancora là, non me le voglio seccare. Comunque, gusto banana e noci. Questo mi sembra di non averlo proprio mai provato. Poi vabbè, ho preso questo burro d'arachidi, burro d'arachidi, ne ho preso un bel po'. Ho preso anche la farina, sempre d'avena, salata, perché mi voglio fare anche i pancake salati. Questo è gusto, qui gusto formaggio, cioè ragazzi ce ne sono veramente tantissime. Vabbè, ho preso un'altra oatmeal più whey protein, caramello e popcorn. Quest'altra qui gusto pizza. Anche qui farò dei video dedicati, non le ho mai provate, le porzioni sono da 25 grammi. Quest'altro sempre un altro gusto pizza, cheese, quindi formaggio, bacon, mi ispirano tantissimo. Quest'altra qui invece gusto barbecue, ce n'è un'altra gusto barbecue e ce n'è un'altra gusto pizza. Una domanda, quindi per ogni gusto ce ne sono due o tre bustine? Non lo so, per quanto riguarda le farine d'avena ce ne sono, no, due e due. Sì, due e due, sia salato e sia dolce. Io adesso le sto pescando così random, quindi come sono state posizionate io così le sto pescando, però nei video dedicati io vi dirò tutte le informazioni con i valori nutrizionali, il prezzo, vi dirò veramente tutto. Sapete che io gli unboxing le faccio molto velocemente, anche perché altrimenti siamo qui fino a domani. Questo qui in inglese sapete che io sono una frana, però è sicuramente gocce di cioccolato. Un'altra caramel popcorn. Questa qui è quella lì alle erbe, sempre pancake salato. Ce ne sono anche altri sotto, però passiamo. Queste mi hanno aggiunto. Ah, madò, queste sono buonissime. Io di questa non so se c'è. No, non c'è, ma io ve la straconsiglio.
La crema proteica spalmabile, queste qui le Choco Butter, io adoravo. Aspetta, qual è? Cookies and cream. Comunque tipo cioccolato bianco con i pezzi. Mamma mia. Buonissima, vi lascio la foto, ma di quelle non so quante ne ho acquistate, quante ne ho finite. Adoro. Allora, comunque mi fa un'emozione unica prendere questi prodotti dopo comunque tanti anni, mamma mia. Choco Butter più Whey Protein gusto Nut Choc. Era molto buona questa. Gusto White, questa è cocco e cioccolato bianco, questa è buonissima. Già io queste le ho provate tutte e sono veramente molto buone. Aspettate, ce n'è un'altra. Questa qui è solo cioccolato bianco. Sempre creme proteiche. Ma passiamo un po' ai burri. Ovviamente non potevano scegliere il burro di pistacchio, mi ispira tanto, è sempre da 250 grammi, sono usciti veramente tanti. Questo qui sempre burro d'arachidi però al cocco. Sì, eccolo. Poi burro d'arachidi al cioccolato bianco, questi qua sono tutti lisci, che poi ho preso pure qualcuno crunchy. Poi, quest'altro qui, questo pure me l'hanno inviato loro, l'hanno aggiunto perché io non l'avevo preso, mandorla. Questo qui è mandorla e cioccolato bianco. Sì, mi sembra che di non averli presi, mi sono focalizzata più proprio sul burro d'arachidi. Ce n'è una, ah, questa qui è bonbon, questa è buona, sempre ovviamente una crema proteica spalmabile. Ah, adoro! La mia preferita però non c'è, no, non c'è la mia preferita. Quest'altro qui invece è la versione un po' crunchy, burro d'arachidi e caramello crunchy. Se mi sbaglio caramello non è quello salato, è caramello normale. Poi quest'altro qui, burro d'arachidi al cioccolato. Io se mi sbaglio il burro d'arachidi di Prodis è buonissimo. Io proprio i barattoloni, che ricordi? Però mi ricordo che un altro molto buono era quello lì, burro d'arachidi al cioccolato, però nell'altro pacco, non so se ancora c'è ancora oppure le hanno proprio riformulati. Comunque, questo qui al cioccolato. Burro d'arachidi, questo qui è sempre crunchy, però con le noci pecan. Non vedo l'ora di provarli. Neanche questa abbiamo scelto noi, quindi anche questa l'hanno messa loro. Adoro. Penso che sia una crema al cioccolato. Pasta di arachidi e cacao vellutato, gusto cioccolato. Wow! Anche questa la proveremo. Questo è 16% di proteine. Guarda quante cose! Ma c'è Mamma mia! Mamma mia! ancora altra roba? Sì! Neanche questa, secondo me. No, Io no. non ricordo perché poi No, no, questa l'avevo no. messo, ma no. Quindi sono stati veramente troppo, troppo gentili. Tanto. Allora, quest'altro qui, secondo me è lo stesso dell'altro lì. Aspettate, fatemi leggere dietro. Pasta cremosa. No, aspettate, italiano, dove sei? Pasta vellutata di nocciole e cacao. Quindi questa qui è una crema al cacao con le nocciole. Poi ovviamente adesso mi trovate molto impreparata, ma poi nei video sarà più dettagliata con i prezzi. Poi Prodis veramente fa tanti di quei sconti, ma potete accumulare punti. Un mondo. Ah, sempre un burro d'arachidi al cioccolato. Io questo provai, era questo il pack che vi dicevo, però io ovviamente presi quello là più grande da 500 grammi, una cosa del genere. Però era questo burro d'arachidi al cioccolato. Da fuori sembrava tipo fondente, invece no. Poi, per finire, abbiamo questo qui gusto strawberry cheesecake. Strawberry cheesecake, ce ne sono due. Ed infine l'ultimo gusto, pancake salati erbe. Ok, io che dire, sono super super soddisfatta. Ovviamente ringrazio Prodis per avermi dato questa opportunità e spero di non deluderli.
Io ovviamente non vedo l'ora di provare tutti questi prodotti, quindi nel mese di giugno mettetevi comodi perché usciranno un bel po' di video, ma poi i gelati, cioè i gelati li devo provare, non posso non provarli. Quindi aspettatevi tanti 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 video belli e quindi nulla, fatemi sapere se voi avete già provato qualcosina, come sempre io vi leggo sempre e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!